Allora ragazzi, scusate se mi vedete un po' rincoglionito, se mi vedete, ma mi sono alzato adesso, quindi subito sto facendo questo video perché più tardi ho da fare, quindi meglio che mi sbrigo. Perché faccio questo video? Perché voglio raccontarvi una vicenda che è accaduta ieri sera. Ieri sera con un mio amico siamo stati in una nota catena di videogiochi, che inizia per Game e finisce per Stop. Penso avete capito, siamo stati al GameStop. E niente, io devo dirla una cosa ragazzi, permetto una cosa, non sono mai, ripeto, mai rimasto deluso da merce che c'è all'interno di qualsiasi GameStop che io abbia girato. Mai rimasto deluso, a parte un piccolo episodio con i commessi maleducati, però mai rimasto deluso. Devo essere onesto, devo essere più che onesto. Qual è il problema di fondo, allora, raga, che mi porta a fare questo video? Ve lo spiego immediatamente. Ieri sera, ve lo dico, fino almeno nel GameStop in cui siamo stati, poi stavamo visitando, praticamente è presente fino a domani. Ancora, sono presenti ancora gli sconti del Black Friday. Allora, che abbiamo fatto? Con il mio amico abbiamo preso un po' di giochi, tra cui io ho trovato un gioco per me, ho trovato che volevo da un po' di tempo. Ho trovato questo, Super Street Fighter 4. Diciamo, l'ho preso con il 50% di sconto, che veniva tipo 12,98, l'ho pagato 6,50€. Però ve lo dico, gli sconti valgono solo se avete la tessera a livello 3, però comunque, diciamo, nonostante tutto, avessimo una tessera di livello inferiore, il commesso ha detto sì, ve lo facciamo lo stesso, non preoccupatevi. Questa cosa è stata veramente una mossa buona, devo dire la verità, questa è stata una mossa veramente che non mi aspettavo. Allora, cosa succede? Io prendo questo gioco, un amico mio ne prende qualcun altro, andiamo a casa, proviamo un po' tutti i titoli. Ebbene, male, quasi tutti funzionavano. Arriviamo a provare questo e ci rendevamo conto che praticamente, e ci rendevamo conto che praticamente la Play non lo leggeva. Il che, tiriamo fuori il disco e vi faccio vedere. Ci siamo resi conto dopo del fatto che, guardate attentamente, cioè, non so se si nota bene, ma ve lo dico, il disco è tutto pieno di patina, opaco, c'è cioè un casino praticamente. Abbiamo provato più volte a pulirlo. Ma nonostante tutto lo pulivamo, ogni volta si riformava sta patina. Ma tra l'altro è tutto rigato. Quindi non mi stupisco che non parta nella play. È rigato sia davanti che di dietro, cioè è rigatissimo, magari mo non si nota, però vi giuro è pieno di rigature. Cioè io dico, no, ma come cacchio fai a vendermi un gioco ultra rigato? Cioè, ma vi rendete conto? Cioè io parto dal presupposto che un gioco, prima di effettivamente prenderlo, quando te lo porto, dovresti controllarlo, non che tu prendi quello che ti capita. Cioè, io comunque, raga, quando sarà settimana prossima, ma io vado, prendo e glielo sbatto in faccia, perché comunque ho lo scontrino. Infatti io mi sono imparato sempre questo trucco: se per qualsiasi motivo un gioco, che sia indipendentemente sia nuovo o usato, non vi piace, oppure non vi piace, cioè, non vi piace, comunque non funziona, o una qualsiasi altra ragione, tenetevi sempre lo scontrino, perché comunque fa sempre comodo. Tra l'altro sembra strano, ma non c'è neanche chiesto la garanzia. Ma ormai la garanzia, ma la garanzia con o senza garanzia, raga, non cambia niente. Il gioco, se sei fortunato, te lo cambiano, altrimenti no. Che cavolo. Perciò un po' mi scoccia, raga, perché questa versione di Street Fighter la stavo cercando da tempo. Così come questa, così come la Ultra. Anche se la Ultra è un po' più difficile da trovare. Però che cavolo.
Cioè, a me interessava una delle due versioni, o la Super o la Ultra. Non mi interessava averle entrambe, però. Caspita, se avevo una, almeno stavo tranquillo con l'altra. È un po' la cosa. Sinceramente, ripeto, mi ha scocciato abbastanza. Mi ha scocciato un po', perché capitemi. Cioè, io in un certo senso ho buttato i miei soldi. Immaginate se l'avessi pagato a prezzo pieno. Cioè, sarei tornato di corsa e gli avrei veramente sbattuto in faccia. Perciò, questo è il mio consiglio. Se succede per una qualsiasi ragione che vi capitano queste due situazioni, controllate. Fatevi controllare i dischi. Prima che ve li mettino all'interno della custodia, fatevi controllare. Perché non è giusto che accada quello che è accaduto a me. Spero che, diciamo, questo video sia stato di vostro gradimento. Raga, se vi è successo qualche episodio simile, fatemelo sapere nei commenti. Se siete riusciti a risolvere questo tipo di problema in qualche maniera, fatemelo sapere. E niente, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.